I podcast di La 7, ovunque con te. 8:30. Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Katy Latorre, avvocata e attivista per i diritti LGBTQ+. Buonasera Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Buonasera Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Buonasera Brunella Polloli. Benvenuta qui in studio, giornalista di Libero. Buonasera Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera. Allora, la morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice dell'Odigiano, è diventata una polemica anche politica, subito dopo la pubblicità. Andrea Scanzi, comincio con te perché sei molto esperto di social, che frequenti anche personalmente per lavoro, perché si è scatenata una bufera politica e mediatica sul caso, che è ancora da chiarire, di Giovanna Pedretti, la ristoratrice dell'Odigiano, che è stata trovata priva di vita ieri pomeriggio. Si parla di suicidio, ma va ancora tutto accertato. Sul banco degli imputati sono finiti la RAI col TG3 e la coppia Biagiarelli-Lucarelli, anche loro molto attivi sui social. Si parla tantissimo di informazione gogna. Ci spieghi di cosa stiamo parlando? Ci provo, anche se è complicato e la notizia mi ha lasciato abbastanza sgomento. Quello che è successo 4 giorni fa sulla pagina Facebook di un ristorante, una pizzeria, Le Vignole, viene pubblicato uno screenshot con una recensione su Google di un utente col nome oscurato, e quest'utente dice: questa pizzeria non ci tornerò più perché mi hanno fatto mangiare accanto a dei gay che avevano pure il figlio disabile. La notizia non è tanto in questa recensione orrenda, intrisa di omofobia e bilismo, ma nella risposta della proprietaria, Giovanna Pedretti, che risponde giustamente per le rime e dice: sai che c'è, se voi la pensate così, se lei la pensa così, non torni più in questa pizzeria perché non è adatta al mio locale. Questa risposta, bellissima nei contenuti, diventa inizialmente un motivo per elogiare e celebrare la risposta di questa signora. Se non che a quel punto Biagiarelli e Lucarelli fanno la cosiddetta operazione di debunking, cioè sfatamento di bufala o disvelamento della bufala, o credono di farlo in buona fede, e dicono: questa recensione, peggio ancora la risposta, sono false. A quel punto la signora Pedretti passa da icona a colpevole, a millantatrice. Questa in estrema sintesi. Ieri è stato trovato il suo corpo senza vita, sembra, ancora non si sa, suicidio. È chiaro che una vicenda del genere lascia sgomenti e suscita, secondo me, almeno 2 riflessioni. La prima: visto che il governo è molto attivo anche su questa vicenda e dice che c'è un'informazione gogna, sarebbe bene che facesse quello che non hanno fatto i governi precedenti, cioè facesse delle leggi durissime affinché le persone che frequentano i social sappiano che se insulti sui social è comunque un reato, è comunque diffamazione. Io nel mio piccolo lo sto facendo, a volte vinco, a volte perdo, ma è faticosissimo perché c'è ancora un sistema per cui il virtuale è qualcosa dentro il quale fai quello che vuoi, e quindi il social diventa uno sfogatoio. La seconda riflessione, più importante della prima, che riguarda Biagiarelli, Lucarelli, Scanzi, Mieli, tutti, è: i social sono potenti, i social sono forti, i social sono pericolosi, i social sono una bomba a mano. Iannacci diceva: la televisione la gana forza da leone, la televisione la t'addormenta come un coglione, cioè la televisione ha una forza da leone e ti addormenta come un coglione. Questo per i social vale ancora di più, perché i social sono frequentati non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da quelli che non sanno niente di comunicazione e sono convinti che se insulti una persona o dileggi una persona non fai niente. Qui gli insulti arrivano a destinazione, quindi tutti noi, destra, sinistra, dobbiamo stare attentissimi a maneggiare i social, perché anche in buona fede si possono creare degli shitstorm, delle tempeste
diciamo di sterco, e si può dir peggio, che lasciano esanimi, perché poi devi avere un vaccino, devi avere degli anticorpi altissimi per sopportare tutto quello che ti arriva. Ed è possibile, spero di no, che la signora abbia fatto quello che ha fatto, anche perché le è arrivata una tempesta di sterco o peggio, che lei non ha saputo gestire perché non se lo aspettava, che Allora, avesse ragione o torto. Tommaso Montanari, vengo a lei perché appunto tra ieri e oggi sia Lega che Fratelli d'Italia hanno stigmatizzato quello che chiamano gogna mediatica e hanno attaccato direttamente la RAI, il TG3, e uno si chiede. Qual è il vero bersaglio? Perché il TG3 ha fatto un servizio facendo cronaca, insomma, facendo informazione. E questa destra che ha il potere oggi ha le carte in regola per indignarsi? Mi pare che questa reazione, quest'uso strumentale di questa tragedia sia la cosa più sbagliata in assoluto. È vero quello che diceva Andrea Scanzi, lo condivido, aggiungerei che c'è un odio, un enorme bacino d'odio inespresso che si incanala nei social. La nostra non è una società felice e non è una società in cui il risentimento verso lo stato delle cose venga incanalato in qualcosa di costruttivo. La politica, diceva Don Milani, dovrebbe essere l'arte di sortirne insieme, di uscirne insieme. Una politica che non fa il suo mestiere, che non usa, che non pratica il conflitto in maniera costruttiva per cambiare il mondo e che abbandona tutti alla loro solitudine. C'è una rabbia che non si incanala nella forza di cambiare qualcosa tutti insieme, ma si sfoga in questa maniera distruttiva, colpendo con la forza enorme del mezzo che ci è appena stata descritta da Andrea Scanzi, singole persone sole. Siamo in una grande solitudine, non ci sono aggregazioni. Allora, che di fronte a questo, la politica, invece di interrogarsi sul vuoto che c'è al suo posto, usi un episodio come questo per bassa cucina, è proprio la cosa peggiore che si possa fare. E per di più, questa destra non ha proprio i titoli per farlo, è una destra che prospera proprio sull'odio verso i diversi, verso i migranti, verso i neri, verso gli omosessuali anche, e lo fa usando le paure e l'odio delle persone come una clava a proprio profitto, cioè un'imprenditoria dell'odio e della paura. Ricordo anche che in un episodio diverso da questo, ma che ha qualche punto di contatto, quello che ha riguardato Chiara Ferragni, la Presidente del Consiglio ha usato tutto il potere della sua carica altissima per attaccare una singola persona, non importa se sia un'imprenditrice di successo, avrebbe fatto male, malissimo a farlo anche contro il Cannes, voglio dire, contro un grande. Cioè, non si, questo uso, questo ricorso all'aizzamento del branco contro gli avversari mutua, ricalca i metodi e le dinamiche della rete invece di costruire alternative reali nel mondo reale, che è quello di cui forse avremmo bisogno. Brunella Bollioli, sei d'accordo con l'analisi dei tuoi due predecessori? E diceva il professor Montanari che anche Giorgia Meloni fa largo uso dei social, come anche Salvini, la Presidente del Consiglio, ha attaccato personalmente singoli cittadini, giornalisti, intellettuali, influencer, insomma, è un po' una C'è una cattiva differenza abitudine. però, c'è una differenza. Allora, i social si vengono usati, li usiamo tutti per lavoro, per piacere e i politici li usano ormai, diciamo, come mezzo diretto per comunicare senza intermediazioni con, diciamo, gli elettori. Però un conto è usarli per fare politica, un conto è usarli per attaccare persone normali, diciamo, non dell'opinione pubblica, non politici, come nel caso di questa ristoratrice di cui stiamo parlando, che al momento risulta suicida, insomma, poi se le indagini lo confermeranno, probabilmente non era diciamo abbastanza forte, ha avuto sicuramente questa situazione un impatto molto negativo su di lei, questo lo accerteranno le indagini. Quello che è però chiaro è che non si può adesso attribuire al centrodestra o alla Meloni se twitta, se fa delle cose sui social, se comunica sui social, quello che è accaduto oggi, che è tutta un'altra storia, cioè qui stiamo parlando comunque di un'attività, appunto è stato detto, debunking, cioè quello di smascherare qualcuno, qualcosa che dice ma chi è che ha la patente, no, di smascherare gli altri? Chi è che ha, diciamo, come viene data questa patente di potere
così smascherare, per non usare diciamo altri termini, le persone e quindi poi discatenare la famosa shitstorm. Ecco, qui è accaduta una cosa diciamo molto, molto grave e nessuno ha ancora chiesto scusa, questo è anche importante da dire secondo me. Poi la situazione insomma dei giornali e dei giornalisti è quella di dare notizie, di verificarle e di fare il proprio lavoro, ma nessuno finora diciamo, non era mai accaduto un morto, qui invece ci siamo in presenza di una signora che è morta. E non sappiamo, allora appunto diciamo che ancora molte cose sono quelle da chiarire, Paolo Mieli, e quando Montanari dice questa è una destra che prospera sull'odio, è il caso, diciamo, è colpevole solo questa destra-destra o in generale ormai la politica fa tutto sui social, informazione, pseudoinformazione, propaganda, manipolazione, è un po' questo anche il problema anche per noi giornalisti che avremmo il dovere di fare il debunking, quindi la verifica dei fatti su qualsiasi cosa. E, perché ci sono tutte queste anche reazioni politiche? In serata Renzi ha detto l'odio social fa male, impariamo a restare umani. Forse i politici per primi dovrebbero cominciare a essere più umani, o no? Beh, perché sono il mezzo più potente di comunicazione che oggi esista. È quello che fino all'altro ieri erano la radio e la televisione, adesso sono i social. Le elezioni americane si vincono sui social, cioè l'appuntamento più importante di quest'anno sarà su quello e quindi sono un campo di battaglia che a differenza della radio e della televisione di 10 o 20 anni fa è in mano a dei non professionisti, capito? Cioè i professionisti dei social si autonominano e quindi alcuni lo fanno molto bene, efficacemente, altri fanno danno a se stessi ed è un fenomeno molto analizzato, ma non cioè, ma anche le grandi personalità politiche. Insomma, c'è un ministro che una sera ha giocato a carte, ha vinto, ha messo sui social il suo punteggio. Questo, per carità, non ha colpa e non ha niente a che fare con quello... No, però uno si chiede perché in generale uno debba mettere tutta la propria vita privata sui social, ma anche per i politici, per infatti, chi ricopre ruoli pubblici. Infatti è indicativo questa cosa che sto dicendo del ministro, che io sono rimasto stupito, nel senso che è un modo anche... forse di comunicare che lui non si prende troppo sul serio, che vuole giocare, ma... non si capisce. Però poi ha risposto molto arrabbiato Crosetto. Come no? Perché poi dice: ma io facevo vedere il mio punto. Della polemica di oggi, ci sono delle cose che non ho capito. Allora, uno, la più incomprensibile è la polemica contro il TG3. Nel senso che è possibile su questa rete difendere una cosa della RAI? No, ma io difendo i miei colleghi che fanno il loro lavoro ovunque essi siano, compreso il servizio pubblico, compreso il TG3. Quando la signora, la ristoratrice, era in fase ascendente, il TG3 è andato a intervistarla. Io l'ho vista quella intervista, sì, stavo anche noi, è andato a intervistarla e lei spiegava i motivi per cui... Quando è venuto fuori che c'erano dei dubbi sull'origine della missiva che aveva ricevuto, il TG3 ha ritenuto, come io avrei fatto, come chiunque avrebbe fatto, di tornare da lei e dire: scusi, guardi, veramente qua c'è qualcuno. Qual è la colpa in questo? Cioè, non è che sono andati sotto casa proditoriamente l'hanno visto che lei dice che non si può trattare questo caso come se fosse il caso Watergate. Se il TG3 intervistasse me per benemerito, perché ho scritto un bel libro e poi viene fuori che quel libro la sera dopo l'ho copiato o c'è il sospetto che l'abbia copiato, mi sembra doveroso, non legittimo, ma doveroso che il TG3
e anche Selvaggio Lucarelli, così, è un personaggio vivace che si è fatto notare per queste cose, ma se lei ritiene di fare per mestiere quella che va a smascherare cose fatte a fin di bene che poi invece nascondono un fin di male, costruisce una cosa che è legittimo costruire. Ci saranno delle modalità, a me ci sono delle cose che possono... Allora, non lo so, io questo adesso dobbiamo ancora cercare bene di capire. Voglio difendere gli imputati. Sì, sì, no, no, ma qui noi non mettiamo sul banco degli imputati nessuno, ovviamente, no, però... No, non da noi, ma... No, 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 certo. Katie Latorre, senta, lei è un'avvocata che si occupa, è un attivista che si occupa tantissimo dei social, e lei stessa è una influencer da quasi 1 milione di follower. Oggi la figlia di Giovanna Pedretti, Fiorina, sul suo profilo Instagram ha attaccato direttamente Selvaggia Lucarelli scrivendo: cara signora, grazie per aver massacrato mamma, cerchi pure la prossima vittima. Allora sia la Lucarelli che il suo compagno ovviamente hanno detto che non hanno fomentato nessun odio social. Ma come si arresta questa spirale d'odio? Come si può regolamentare? Come Mieli ha detto che i professionisti dei social si autonominano. Ci vuole intanto più istruzione sin da quando si è piccoli per sapere anche con chi o con che cosa si ha a che fare. Ci vuole più umanità? Ci vogliono leggi più severe? Ma intanto vorrei mettere in fila alcune cose che sono state dette e che in gran parte condivido, ma vorrei dire che diciamo, una delle principali forze politiche al governo aveva un sistema di comunicazione che si chiamava La Bestia, e si chiamava La Bestia anche per le modalità con cui attaccava singole persone. Io personalmente ho assistito alcune di quelle singole persone come avvocata che sono state attaccate dall'allora ministro Salvini, attualmente ancora ministro. Erano anche a volte ragazzi, ragazze minorenni, o comunque ricordatevi la famosa citofonata, e non soltanto. Quindi la politica non ha nessun titolo per dire di aver utilizzato lo strumento dei social media in maniera più corretta di singoli utenti. Scusi, avvocata Latorre, Salvini in serata in qualche modo ha fatto proprie le parole della figlia, della Pedretti, e ha detto che bisogna cominciare a riflettere, bisogna che qualcuno si assuma delle responsabilità, insomma chiede in qualche modo... Parlava anche a se stesso, evidentemente, era forse anche una cosa che rivolgeva, un invito che rivolgeva anche alla comunicazione del suo partito, di Lega Salvini Premier, evidentemente. A questo però voglio aggiungere degli ulteriori elementi. I social sono, come diceva Andrea Scanzi, un strumento davvero molto potente, e sono caratterizzati da questo fatto, cioè da una totale disintermediazione tra chi parla e chi ascolta. Questo è il lato, diciamo, forse allo stesso tempo più positivo e maggiormente negativo dei social, perché se usato positivamente ci mette in contatto con quella che noi chiamiamo community o fan base, se usato negativamente può anche aizzare. Ricordatevi il caso di Donald Trump, di Capitol Hill, aizzati attraverso lo strumento di un social fatto ad hoc da Donald Trump. E della pericolosità dei social si sono accorte anche molte forze politiche. In America hanno addirittura, la Casa Bianca, predisposto una task force contro le fake news in vista delle prossime elezioni. L'Unione Europea ha cominciato a regolamentare il come si utilizzano i social. Da ieri io assisto a questo fenomeno, voler dare a tutti i costi la colpa. C'è chi ha voluto dare la colpa a quei giornalisti che hanno dato inizialmente la notizia senza verificare se fosse o meno vera, c'è chi successivamente ha voluto dare la colpa a chi ha provato ad accertare la veridicità dei fatti. Su questo io mi permetto solo di dire questo, che io ritengo che la verità dei fatti debba essere accertata da giornalisti
e giornaliste, da chi è iscritto a un albo, perché la professione giornalistica è una professione regolamentata dalla legge e quindi è un fatto importante, cioè a chi spetta accertare la veridicità di un fatto. Un'altra cosa che voglio mettere sul piatto è quando si può dire che c'è una gogna mediatica, chi stabilisce che cos'è una gogna, chi la agisce o chi la subisce? Perché guardate che anche una persona di 59 anni che non ha nessuna esperienza con i social, come la signora che ha, diciamo, in questo caso ha perso la vita, magari ha ritenuto di subire una gogna dopo qualche messaggio di insulto. Quindi noi non possiamo pensare che la misura della gogna, di una shitstorm, la faccia un profilo come il mio che è seguito da quasi un milione di persone, perché io sono abituata quasi quotidianamente, lo possiamo chiedere anche ad Andrea Scanzi che è seguito anche lui da moltissime persone, quanti insulti riceviamo. Quindi la nostra soglia di tollerabilità è molto più alta di una persona ovviamente che non è, certo, abituata, che non ha a strumenti, questo tipo di pressione. Però scusi, avvocato Dottore, ma per esempio non sarebbe urgente decidere e imporre a chi è sui social e interviene nei dibattiti con o senza insulti, si debba, e chi vuole aprire un suo profilo, si debba qualificare, debba con nome e cognome, perché l'anonimato è una cosa terribile, no? Anche questo è un grande dibattito, voi sapete che ci sono state diverse proposte di legge che si sono susseguite negli anni. Io dico solo questo, che l'anonimato è nato sui social per garantire in quei paesi dove non vige alcuna libertà di espressione e di parola, di poter comunque avere una presenza politica, un dibattito politico, una vita politica e anche di poter fare critica a dei governi, e che le grandi piattaforme non possono avere delle leggi nazionali perché sono piattaforme diciamo internazionali, globali. Quindi sarebbe molto, molto complesso imporre una normativa nazionale. Sicuramente quello che voglio dire è questo, che ognuno di noi quando utilizza i social, proprio perché manca questa diciamo intermediazione, ha un dovere, che è quello di pensare che non sa chi è dall'altra parte dello schermo. Noi non conosciamo le persone che sono, le loro fragilità, per esempio il loro stato di salute mentale, e quindi dovremmo, anche quando cerchiamo di fare un lavoro di debunking, utilizzare dei mezzi e delle modalità per cui le persone non si sentano in qualche modo afflitte, completamente diciamo inondate alla mercé. E questo devo dire che avviene molto poco, e devo dire che molte persone utilizzano i social, anche persone con profili da milioni di follower, in maniera che io ritengo una maniera non gentile, e si potrebbe arrivare alla stessa identica modalità. Io faccio divulgazione tutti i giorni, attacco e critico la politica, ma non sono mai inciampata in nulla che fosse nemmeno una querela per diffamazione. Dovremmo anche domandarci come utilizziamo questi social. Assolutamente sì, e anche chiederci se non si debbano educare i bambini, dobbiamo educarci da piccoli a utilizzare, per avere gli strumenti necessari. Faccio un altro giro con voi, perché è un tema che comunque in qualche modo interpella tutti, anche quei pochi, credo, siamo rimasti in pochissimi, che non sono sui social. Non è il tuo caso, Andrea Scanzi, l'abbiamo detto prima, e tra l'altro tu sei stato attaccato in serata da Sgarbi, che ha attaccato di nuovo Report, quindi la trasmissione di giornalismo investigativo di Ranucci, ha attaccato il Fatto Quotidiano e anche te personalmente, con, diciamo, non parole proprio molto, molto soft. Anche questa politica che ormai ha sdoganato, anche attraverso i social, un linguaggio di odio, un linguaggio così aggressivo. Quando quindi Salvini dice qualcuno cominci a riflettere, temo aver ragione l'avvocata Latorre, che devono cominciare intanto a riflettere loro, per esempio i politici. Non lo so, perché questo linguaggio così violento e aggressivo sicuramente avvelena il clima generale delle nostre società. Con chi ce l'ha questa destra alla fine, Andrea Scanzi? Con la RAI, con gli influencer, con i giornalisti che cercano di far bene il loro lavoro?
Per cui è tutto un misciotto. Con tutti quelli che hai detto, intanto ti ringrazio per avermi dato questa bellissima notizia che Sgarbi mi ha attaccato. Diciamo che quando Sgarbi mi attacca vuol dire che sono nel giusto, è un vanto per me. Io trovo imbarazzante, vergognoso e osceno che un soggetto del genere sia ancora sottosegretario ai beni culturali, tenendo conto delle inchieste giornalistiche e giudiziarie che lo riguardano. Io ho visto ieri la puntata di Report, in qualsiasi paese democratico uno così vede quel servizio e dice arrivederci. E se non lo dice lui, lo dice la Presidente del Consiglio. È imbarazzante per tutto il Paese che uno così sia ancora sottosegretario. Quindi se attacca a me il fatto, reporter Ranucci, sono contento di essere accanto a queste persone attaccate dal simile soggetto. Dopodiché, con chi ce l'ha Salvini, la Meloni e la destra? Probabilmente ce l'ha con se stessa e non se ne accorge, perché ha fatto della gogna mediatica una cifra distintiva sui social e non solo. Se volete faccio la lista. Quanti ce ne sono che sono stati soggetti o vittime di gogna mediatica sui social e non solo? Giudice di Catania? Saviano, certi giornalisti, certi politici, è una cifra distintiva. Io trovo però che questa vicenda straziante e drammatica... Può chiedere anche a Elsa Fornero, la ex ministra del lavoro. Come no? Ah beh, Elsa Fornero è una delle più attaccate, come Laura Boldrini, da Salvini, non solo da Salvini. Io credo che la vicenda Pedretti sia diventata politica, però non per un rigurgito di empatia o di democrazia che ha improvvisamente caratterizzato il centrodestra, ma credo, per rispondere a Mieli, che l'obiettivo sia diventato principalmente il TG3, che ha fatto soltanto il suo lavoro in buona fede, perché il vero obiettivo non è tanto il TG3 quanto Rai 3 in maniera specifica Report. E quindi si dice, ok, attacchiamo chi fa informazione gogna, chi fa un circo mediatico atto a colpire e delegittimare il potere, parlando come sottotesto con chi? Con Report, con Ranucci. Ho parlato di un servizio che è andato in onda ieri riguardante Sgarbi, ce n'era un altro addirittura che riguardava il papà della Meloni, papà con cui peraltro Giorgia Meloni ha sempre avuto un pessimo rapporto, quindi le cose negative del papà Meloni eventuali certo non ricadono sulla figlia, però io ho questa sensazione che ogni volta che capita qualcosa che afferisce al mondo dell'informazione, la destra salta su questo treno, non perché le interessa il treno in sé, ma perché vuole in qualche modo colpire tutti coloro che fanno libera informazione. Io fossi il Rai mi terrei stretta Report e fossi del governo ascolterei e rispetterei la libera informazione. L'idea che addirittura si usi il bazooka, il cannone sistematicamente contro coloro che fanno libera informazione per me è osceno. Paolo Mieli, cosa possiamo dire? Perché è vero che diciamo, i politici al potere in generale non amano tanto il giornalismo critico. Questa destra-destra è molto, diciamo, accetta con grande difficoltà, a cominciare dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad accettare domande critiche, giornalismo critico. Giornalismo critico sta da una parte e i social, la cosa di cui stiamo parlando da sera, sta da un'altra. Io penso che questo volume di fuoco prodotto dai social e le cose di cui abbiamo parlato stasera, al di là delle intenzioni di chi li fa così, avvantaggino la destra. Cioè il casino, il caos, il cambiare tema e far arrivare una valanga ogni giorno su una cosa diversa, alcune stupide, alcune serie, hanno fatto impazzire l'opposizione che va dietro a questi social. E poi lo si vede dai sondaggi, per quello che crediamo grosso modo ai sondaggi, penso che il fatto in sé, il circo social, è un circo che dappertutto sta in tutto il mondo, ma segnatamente avvantaggiando la destra. In Italia di più, secondo me, in Italia di più perché indebolisce l'opposizione, perché l'opposizione si è fatta frastornare, capisci? Se l'opposizione ha un'idea buona, ti faccio un esempio, il salario minimo, era chiaro col salario minimo che aveva messo con le spalle al muro il governo, insomma era una cosa su cui si poteva lavorare per un anno come si faceva tempo fa. Invece questo modo di inseguire nevrotico, forse condizionato anche dalla televisione, oltre che dai social, dalla radio, da tutto il resto, secondo me ha lasciato il primo anno di vita del governo Meloni, è stato un anno di vita tranquillo da questo punto di vista, informativamente tranquillo, perché anche se i social ne azzeccano una, il giorno dopo cambiano, anzi un'ora dopo cambiano, ed è sì, questa dinamica.
diciamo, sono a vita molto breve, però possono essere a impatto violentissimo. Sì, no? Come possono abbiamo essere a impatto anche... violentissimo, ma sai, il fatto che sia una vita breve, per fare politica ci vuole costanza, serietà, dossier, uomini, uomini infatti, vanno preparate. Infatti. E i social non sono il campo di questa cosa qua. Non sono il campo di questa cosa qua. Però voglio chiedere allora al professor Montanari, siccome a proposito di politici che stanno sui social, Giorgia Meloni è un artista in questo campo, perché sia per fare propaganda o informazione politica che per le sue vicende private, lei sui social ci sta, e stasera ha anche pubblicato un video per ringraziare di tutti i messaggi di compleanno, eccetera, eccetera. Che auguri di buon compleanno vuole fare la Presidente del Consiglio? Trovare il coraggio di pronunciare la parola antifascismo, su cui è fondata la Repubblica. Questi sono i miei auguri, sarebbe un bel passo avanti, sarebbe anche un bel modo di, come dire, di farci capire che ha letto la Costituzione della Repubblica, che non credo serve soltanto che essere abbattute. Credo che aspetteremo in vano, ma vero? Sì, ma il professor Montanari ovviamente batte su questo tasto che, insomma, che è quello poi della sinistra, cioè il fatto che la Meloni debba dichiararsi antifascista. Oggi peraltro è andato anche il Presidente della Russa insieme alla senatrice Segre, sono andati a visitare a Milano a rendere omaggio a quelle vittime della Shoah, non basterà neanche quello, ma tutto il discorso che abbiamo fatto fino qui mi pare, insomma, che metta in luce una cosa fondamentale, che è colpa della destra se i social sono violenti, se c'è, e invece secondo me è esattamente l'opposto. Sui social, in particolare su quello che era Twitter, che adesso è X. Io ho detto semplicemente che i politici tutti utilizzano, e che Giorgia Meloni e il suo governo utilizzano anche loro, ma non, cioè, rivendicano il diritto alla privacy quando in realtà mettono tutte le loro vicende private sui social. Questo quindi sì, bisogna decidere che cosa si vuole. Sì, è vero che appunto che c'è quella, che c'è quel rapporto diretto con gli elettori, ma se noi torniamo all'inizio, insomma, quello che stavamo dicendo, un conto è fare politica e quindi magari attaccare o dare delle informazioni politiche, un conto è prendersela, come nel caso specifico, con delle persone che non c'entrano nulla, che sono persone, diciamo, lontane dal mondo, provocare moltissimi commenti di odio, e questo secondo me è molto più fatto dal centro-sinistra che non dal centro-destra. Andrea Scanzi, che è attivo sui social e che è vicino anche al mondo dei 5 Stelle, sa benissimo che 5 Stelle, ad esempio, hanno sempre usato Twitter per questo, che Conte, che Grillo, che Di Maio, tutti quanti hanno utilizzato il loro WhatsApp allora... a cominciare dai social. Che adesso si parli della Meloni che fa l'odio, secondo me è completamente fuori dal mondo. Non abbiamo per la verità detto questo. Scanzi. No, velocemente, intanto volevo dire che non sono vicino ai 5 Stelle, a fatica sono vicino al tuo giornale. Secondo me neanche il mio giornale, ma è un tuo punto di vista. No, volevo dire soltanto una cosa. Linea. Volevo dire una cosa, no, più che altro siamo vicini alla Costituzione sin dalla nostra nascita, ma il tuo punto di vista è rispettabile, Bollodi. Volevo dire un'altra cosa, però. Grazie. Quando tu fai il riassunto della vicenda tipo oggi, parlando di fascismo, e citi Presidente del Senato La Russa, che era accanto a Liliana Segre al memoriale della Shoah a Milano, abbi pazienza, fai la ricostruzione intera, visto che sei una giornalista onesta, di anche che alla seguente domanda di un giornalista, lei oggi, La Russa, si sente antifascista? Lui non solo non ha risposto, ha detto che ma la Shoah è male assoluto. E ha detto non sporcate con queste domande momenti del genere. Io vi domando, ma mannaggia perché la miseria, ma il Presidente di alcuni del cronisti... Senato, seconda carica, non è la fissazione, è la seconda carica dello Stato. Se fosse il leader chiedere di Fratelli sempre d'Italia, la me stessa ne sbatterei le scatole. È la seconda carica dello Stato. Se non tanto sei non basterà mai. Non puoi essere seconda carica dello Stato. Ah no, no, certo, allora non basterà mai finché non... Abbi pazienza. Ma chi lo sa finché, la destra a destra non riesce a mettere in bocca la parola antifascista e antifascismo, diciamo, certo che con il loro passato e con le loro origini è chiaro che ci siano anche molte diffidenze. Questo mi sembra così anche ovvio. Anche a loro bisognerebbe insegnarlo fin da piccoli. A chi dici? Dico, bisognerebbe insegnare a tutte e a tutti, fin da piccoli, che noi siamo qui grazie all'antifascismo e grazie al fatto che siamo stati liberati da un regime dittatoriale fascista.
Quindi anche alle persone che oggi fanno fatica a pronunciarsi antifascisti, bisognerebbe ricordare che se esiste la libertà di parlare anche sui social è grazie al fatto che siamo in un paese antifascista. È così, almeno per il momento è così. Montanari, voglio ricordare il suo nuovo libro, Le statue giuste, pubblicato dalla Terza, che esce domani. Avremo modo poi di parlarne e vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché la destra al governo avanza su un'altra questione delicatissima, quella del premierato. Guardate. Presentato il 12 agosto 2022 da Meloni, Salvini e Berlusconi, l'accordo di programma con cui il centrodestra avrebbe poi vinto le elezioni prevedeva, al punto 3, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Di quell'impegno oggi non c'è più traccia, perché nel frattempo il governo ha cambiato idea e ha deciso di puntare sull'elezione diretta di un'altra figura chiave, e cioè il Presidente del Consiglio. Tanta disinvoltura nel cambiare bersaglio non ha creato particolari turbamenti, forse perché da oltre 40 anni tutte le legislature si sono presentate agli italiani come costituenti, senza perdersi nei dettagli. Dal 1988 ad oggi ci sono stati 14 ministri delle grandi riforme, 3 commissioni bicamerali, 4 referendum costituzionali, 24 revisioni della Costituzione che hanno inciso nel complesso su 50 articoli del testo originario, oltre un terzo del totale. Per non parlare delle leggi elettorali, che cambiano ogni stagione politica e che da 2 decenni hanno in comune solo il fatto di impedire agli elettori di scegliere gli eletti. Fatte queste premesse, il costituzionalista Michele Ainis spiega in un libro perché la nuova riforma si propone di rafforzare il peso del Presidente del Consiglio, indebolendo i contrappesi dal Parlamento al Capo dello Stato. È un disegno in perfetta sintonia con il presidenzialismo sgangherato che già abbiamo. Si chiama capocrazia e domina la vita dei partiti, divenuti feudi di un principe circondato da 1000 cortigiani. È il potere solitario dei sindaci e dei governatori. È l'abuso decisionista dei decreti legge da parte del governo di turno. Capocrazia è anche il titolo del brillante pamphlet di Ainis pubblicato dalla nave di Teseo. Siamo in chiusura, grazie Katy Latorre, grazie professor Montanari, ricordo il suo nuovo libro che domani troveremo nelle librerie, Le statue giuste per la Terza, grazie professor Montanari, grazie Brunella Bollolli, grazie Paolo Mieli, grazie spettatrici e spettatori, adesso vi lascio a Corrado Augias, la sua Torre di Babele, che affronta un altro di questi temi molto controversi, la patria. Cosa rappresenta per gli italiani oggi? State con noi e lo saprete subito dopo la pubblicità e noi ci vediamo come sempre domani. Arrivederci. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.